Buongiorno a tutti voi che in questo momento avete aperto Sfogliando il Web di oggi, 4 marzo 2015. Riforma della scuola, tutto rinviato, ma le assunzioni non slitteranno. Dopo la rinuncia del governo all'emanazione del decreto legge d'urgenza, Renzi passa la palla al Parlamento con lo strumento del decreto legislativo. Questo cambio di rotta, spiega Renzi, nasce dal desiderio di dare ascolto al richiamo del Quirinale e della Presidenza del Senato per una maggiore collegialità nelle decisioni. Da sottolineare anche l'allarme lanciato dai docenti precari e dai sindacati. L'unica vera urgenza, sostiene la Gilda degli insegnanti, è quella di definire le assunzioni dei precari che non possono essere prese più in giro. Il Presidente del Consiglio ha assicurato durante la conferenza stampa che non c'è nessun rischio che slittino le procedure di assunzione degli insegnanti previste per il 1 settembre 2015. Per quanto riguarda lo strumento, il Ministro Giannini ha anche lasciato aperta l'ipotesi di emanare un mini decreto d'urgenza solo per il piano di stabilizzazione dei precari e rinvia la decisione al Consiglio dei Ministri di martedì prossimo. Per quanto riguarda i dubbi sulla copertura finanziaria evidenziati da più parti in questi giorni, il Premier ha ricordato che la legge di stabilità ha messo a disposizione 1 miliardino subito e 3 a regime. Sul sito del Governo il video del Presidente Matteo Renzi. Il Ministro Giannini ha affermato nel suo intervento nel Consiglio dei Ministri che per cambiare la scuola bisogna partire da un progetto educativo potenziato l'autonomia. Una scuola che dia competenze linguistiche, musica, arte, educazione motoria con insegnanti specialisti. Ci viene da chiederci, e gli attuali docenti di educazione fisica cosa faranno? I capisaldi della buona scuola targata Renzi e Giannini sono l'alternanza scuola-lavoro, 400 ore negli istituti tecnici e 200 ore per i licei e soprattutto la riforma della carriera degli insegnanti. Si passa a un sistema di valutazione degli insegnanti innovativo e rivoluzionario per il Paese, afferma il Ministro. La progressione stipendiale degli insegnanti sarà formata da 2 componenti, il 30% con l'anzianità e il 70% legato al merito. Per quanto riguarda il finanziamento delle scuole private, il Ministro ha affermato che ci sono delle misure fiscali sulle quali dobbiamo prendere una decisione, che sono molto interessanti e innovative. In particolare la detrazione per le famiglie di alunni di scuole paritarie. Intanto i docenti precari vivono ore di vera angoscia, 120.000 insegnanti che sperano di poter finalmente dire addio alla lotteria delle supplenze e alla girandola delle scuole e che adesso vedono sfumare all'ultimo la possibilità di un posto fisso. Da Gilda TV è tutto, arrivederci a Sfogliando il Web dei prossimi giorni.